Alvarez, la finta, Cassano, si gira Antonio! Cassano! 2-0, secondo gol in due partite per Cassano. Capito? Questo è. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Antonio Cassano è un nuovo giocatore dell'Hellas Verona. Sia chiaro, io sono contento che Antonio Cassano abbia trovato una squadra pronta per accoglierlo, una squadra pronta per credere ancora in lui. Però da un certo punto di vista mi dispiace, perché come si suol dire, la speranza è l'ultima a morire, e fino all'ultimo secondo ho sperato che Fantantonio potesse segnare il suo ritorno all'Inter, potesse tornare da noi, ma evidentemente l'Hellas Verona ci ha creduto di più, o semplicemente l'Inter non ha voluto dargli una seconda possibilità. Capisco che sia un sogno un po' impossibile, uno di quei sogni proibiti, ecco, tra virgolette. Capisco che bisogna puntare sui giocatori giovani, che per ricostruire una squadra vincente bisogna cercare di trovare dei talenti o comunque dei giocatori affermati e che si trovano in un momento magico della loro carriera. Però da un certo punto di vista mi dispiace. Spero che Fantantonio possa fare bene al Verona e che possa finalmente tornare a regalare emozioni, anche perché il Verona a me sta simpatico e non ho nulla contro i tifosi dell'Hellas, ma parlo proprio per Antonio. È una bravissima persona, è un po' una testa calda, lo sappiamo, un po' come il Super Mario Balotelli, però io spero comunque che lui possa essere felice, anche perché è un grande tifoso interista, lo ha sempre detto, e non si vive ovviamente di rimorsi e di ricordi, però ha comunque nel mio cuore lasciato un ricordo felice, un ricordo positivo. Ed anche per questo motivo gli auguro il meglio, comunque vada questa ennesima avventura in Italia, in Serie A, questa volta con l'Hellas Verona. È un acquisto, quello del Verona, che a mio avviso si può definire come un passo in avanti, perché adesso il Verona può veramente vantarsi di avere dei giocatori molto importanti, Cassano, Pazzini. E Pazzini, un altro ex, fra l'altro, che Cassano ritrova nell'Hellas Verona, e perché l'aveva ovviamente avuto come compagno alla Sampdoria e insomma credo anche nella nazionale italiana di calcio, se non erro. E ha veramente un attacco, non voglio usare aggettivi troppo eccessivi, però sicuramente un attacco ottimo adesso l'Hellas Verona. Ha in generale una squadra competitiva. Mi auguro che non solo possa salvarsi, ma che magari possa arrivare anche verso la metà della classifica, perché credo che la retrocessione dell'Hellas Verona 2 anni fa sia stata condizionata da tanti fattori, ma non dal fatto che fosse una squadra scarsa, usiamo questo termine, una squadra con poche possibilità. Diciamo che è andata così, e quando ci sono degli esiti già scritti, non perché le cose debbano andare in un modo specifico, ma perché la fortuna non è dalla tua parte, perché la sfortuna ti insomma ha scelto te e tu devi essere la sua vittima, insomma è stato molto sfortunato secondo me l'Hellas Verona 2 anni fa, ed ha fatto la fine che ha fatto. Però lasciando stare ciò che è accaduto, l'anno scorso ha dimostrato di essere una squadra da Serie A e mi auguro che possa fare bene nella prossima stagione, che inizierà fra un mese. Fantantonio, buona fortuna, sii te stesso e mi raccomando, non essere una testa calda, dimostra di avere qualità, zittisci tutti, siamo tutti con te, hai il cuore nerazzurro, non possiamo che essere dalla tua parte. Noi ovviamente ci vediamo in un prossimo video, spero che questo video vi sia piaciuto, vi invito a lasciare un mi piace e a commentare con le vostre opinioni su questo nuovo acquisto dell'Hellas Verona e magari anche su Antonio Cassano in generale. Sempre e comunque, forza Inter e viva Antonio Cassano. Ciao ragazzi!